Carolina dell'impiccagione. Sono in vendita 100.000 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione. Per un tizio che legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci facciamo stasera. Ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis, con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo traferato e le grida il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. È l'unico suono quando l'ambulanza se ne va, è Cenerentola che spassa la strada in via della povertà. Mentre l'alba sta uccidendo la luna e le stelle si sono quasi nascoste, la signora che legge la fortuna se ne è andata in compagnia dell'oste. Ad eccezione di Abele e di Caino, tutti quanti sono andati a far l'amore, aspettando che venga la pioggia, ad annacquare la gioia di un dolore. E il buon samaritano sta affilando la sua pietà, se ne andrà al carnevale stasera. Sono disperati, Gesù bambino è diventato vecchio e Mister M piange sconcertato vedendo Jackie che ride nello specchio. Ofelia è dietro la finestra, mai nessuno gli ha detto che è bella, ha soli 22 anni. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà. Per adesso cammina avanti e indietro, in via della povertà. Einstein, travestito da ubriacone, ha nascosto i suoi appunti in un baule. È passato di qui un'ora fa, diretto verso l'ultima tuna. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui, ma poi ha cominciato a fumare e a recitare la PG. E da vederlo tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa, c'è qualcuno che comincia ad aver
questa gente di cui